L'automazione logistica del farmaco prevista dal PNRR è già in realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, in provincia di Verona, attivo da un mese il nuovo sistema ADS ROA. I sistemi automatici di dispensazione sono tecnologie innovative sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti fino al paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un risparmio economico. La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno L'automazione dei percorsi del farmaco in ospedale nel territorio, organizzato da Regione Veneto, Azienda Zero e ULS 9 Scaligera. Automatizzazione del farmaco, appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti i concetti su cui la Regione Veneto sta investendo. Investiva prima del PNRR, ma anche con finanziamenti legati al PNRR, ma anche con la legge 19 che ha portato a 9 aziende sanitarie. Quindi la necessità che all'interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti gli ospedali e che li mette in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, quindi per i farmaci all'interno degli ospedali, ma anche per quelli territoriali. Pensiamo alle strutture sociosanitarie, alle case di riposo, mi sembra che in questo caso sono 72 le case di riposo che vengono servite e che quindi hanno anche la possibilità di avere poi una gestione appropriata e puntuale. Anche Pietro Girardi, direttore generale ULS 9 Scaligera Verona, ha evidenziato l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura. È un processo che tenderà a standardizzare un po' tutta quanta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevole le forniture in tutta quanta la provincia, ridurrà quelle poche problematiche che ci sono comunque di scadenza del farmaco, che ancora persistono, ma è stata una tappa importante da raggiungere con l'obiettivo però di arrivare a consegnare al letto del paziente, che sia della casa di riposo che sia del reparto, una terapia che è già stata preparata a monte. Il sistema ADS ROA installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e alle RSA, alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno.